Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi, una premessa è doverosa. Noi pensiamo ci sia una distanza siderale tra quello che è il paese reale e quello che invece è il palazzo. Paese reale, abbiamo della gente che non ce la fa più, se va bene fanno il 10% del fatturato, ci abbiamo code davanti alla Caritas, il ceto medio sta crollando, la gente è esasperata, Presidente, ci sono un sacco di persone che si auguravano un inizio di 2021 decisamente migliore. Dall'altra parte invece c'è il palazzo che fa di tutto per conservare il potere per il potere. Davvero uno spettacolo indecoroso. Abbiamo visto in questi giorni tentativi di convincere parlamentari, improvvisi sblocchi di risorse in quel di Benevento che è diventato l'ombelico del mondo da qualche giorno a questa parte. Davvero tutto incomprensibile da parte di tantissimi cittadini. Poi tutto questo trionfalismo. Signori, guardate che siamo sull'orlo di una rivolta sociale. C'è poco da festeggiare. Fra poco ci vengono a prendere. E non sto scherzando. Sono i rischi veri della politica. Tenete a mente quello che sto dicendo adesso. Ma veniamo al suo discorso, signor Presidente del Consiglio. Devo dire che sono abbastanza simili i suoi discorsi. Mi sono riletto in quello del 10 settembre del 2019, insomma le parole sono sempre le stesse, lavoriamo per l'interesse nazionale, me le sono segnate perché sono veramente molto carine, società più equa ed inclusiva, programma da riformare, nuovo umanesimo che oggi invece è diventato il primato della persona, vocazione europeista, bla 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 bla. Ma Presidente, lei ci spiega che cosa ha fatto a parte di PCM in questo anno e mezzo di governo? Lo vuole spiegare agli italiani? Sento dire questa maggioranza ha raggiunto convergenza di vedute e risolutezza di azione. Scusi Presidente, ma lei dove vive? Il suo governo è il governo dei rinvii, del salvo intese, dell'immobilismo, dell'incapacità di agire. Mi spiega che fine ha fatto la riforma della giustizia? Mi spiega dopo un anno e mezzo dello sblocca cantieri che non sono ancora stati nominati commissari per sbloccare le grandi opere? Mi dice lei che ha in mano la delega al codice degli appalti, dov'è uno straccio di bozza di riforma del codice degli appalti? Ci dice dov'è la riforma della pubblica amministrazione, la riforma fiscale? Ah, ma lei nel suo discorso ci ha detto che c'è stata la pandemia e quindi abbiamo dovuto avere altre priorità. Presidente, e lo dico a tutti i colleghi, guardate che le riforme sono fondamentali per uscire dalla pandemia. Quando voi parlate del recovery fund, 20 miliardi di qui, 30 di là, 40 di su, 50 di giù, va bene, ma sappiate che se non fate le riforme, glielo chiedete al senatore Monti che se ne intende di questioni europee, se non fate la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma del lavoro, l'Europa i soldi non ve li dà e non ce li dà, questo è il problema vero, non ce li danno i soldi dall'Unione Europea. Non basta fare un documento scritto con 300 paginette, questi sono i nostri progetti, perché ci sono delle condizionalità chiare ed evidenti, che sono quelle di fare le riforme. Allora, Presidente, secondo lei, com'è possibile che riesca a fare con un manipolo di responsabili quelle riforme che in un anno e mezzo di tempo non è riuscito a fare? Spiega come sia possibile. Lei fa un appello a chi? Ai socialisti, ai popolari, ai riformisti, ai liberali. Ma signori, ci rendiamo conto di che tipo di governo si va incontro ad una situazione del genere? Cioè alla fine vorrebbe dire conciliare posizioni diametralmente opposte. Tema della giustizia, come si fa a conciliare, me lo vedo poco, conciliare il garantismo della cultura tradizionale di centro con il giustizialismo di Bonafede e di Travaglio. Ma com'è possibile? Sarebbe impossibile questo.
così come sul tema della famiglia e delle politiche per la famiglia. Ma come si fanno a conciliare i valori di madre e padre con genitore 1 e genitore 2? Ma com'è possibile? A tutto c'è un limite. Non si può mettere insieme il diavolo e l'acqua santa. Allora, Presidente, non usate neanche, non è neanche più credibile il vostro appello alla vocazione europeista. Presidente, glielo dico con tutto l'affetto possibile. Le stesse cancellerie europee non ne possono più di lei. Sono indispettite per i bonus e le mancette che continua a spendere, la spesa improduttiva, che è esattamente l'opposto di quello che l'Europa ci chiede. Questa è la verità. 20 miliardi su 40 miliardi di manovra, economica. E poi diciamocelo, anche sugli incontri bilaterali, lei è penultimo nella classifica. È uscita di recente questa testimonianza che l'Europa, l'Italia in Europa è assolutamente isolata. Cambiate registro, non c'è più questa questione qui. Le stesse cancellerie non vi vogliono più, sono stanche. Non si può neanche dire poi, Presidente, prendiamo un voto in più e poi vediamo quel che succede, alla ricerca sostanzialmente di un Conte la qualunque, un governo ca di carta. Ma vergogna, un minimo di decenza. Il Paese ha bisogno di una guida forte, sicura, decisa, con una prospettiva. Siamo in piena pandemia, siamo in piena crisi economica, ci vuole un governo saldo con una guida certa. Quello che sicuramente oggi lei non ha, ne prenda atto. Rispetto a quella maggioranza politica di cui parlò tanto il Presidente della Repubblica dell'agosto del 2019, senza Renzi questa maggioranza politica non c'è più. Ne prenda atto e presenti e rassegni le proprie sue dimissioni. A maggior ragione se non arrivate neanche a 161. Sarebbe un atto politico grave non avere la maggioranza assoluta. Avete paura del voto, perché qualcuno dice, certo, c'è paura del voto, e quindi, dai, lo sapete benissimo che non si andrà a votare. Voi pensate, magari, potremmo dire noi, lo sapete bene che non si andrà a votare. Figuriamoci se non c'è un piano B, un piano C, un piano D, un piano E. Figuriamoci se mandano a votare oggi che il centrodestra è maggioranza del Paese. Non ci credo! Non ci credo! Si tratta solo di capire, Presidente, se c'è un'alternativa al Presidente del Consiglio Conte e un'alternativa a questo governo. Bene, diamo la parola al Capo dello Stato. Sarà lui a valutare e a verificare quello che sta per succedere, in maniera molto trasparente, palese. Mi avvio alla chiusura dicendo poi, è possibile che, Presidente, che l'Italia sia ostaggio di lei? Cioè, gli italiani dei suoi DPCM, la maggioranza giallorossa, sembra che questo Conte sia davvero intoccabile. E io sinceramente non me lo spiego, perché il PD si butta tra le sue braccia, quando sa benissimo che col sistema proporzionale farà il suo partito e gli porterà via anche un po' di voti. Veramente difficile da capire questa, eh? Almeno gli interessi del proprio partito, non dico quelli del Paese, però insomma bisognerebbe ogni tanto tenerli in considerazione. I 5 Stelle sono stati snaturati da Conte. Signori, parliamoci chiaro, col Presidente del Consiglio oggi l'uno vale uno, è diventato l'uno vale l'altro. Mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, questo è il tema vero che dobbiamo affrontare. Addirittura avete sacrificato pure in nome di Conte due giovani, brillanti leader come Di Maio e Di Battista. In nome di che cosa? In nome di snaturare completamente un partito politico dopo che il Presidente del Consiglio è il primo che ha lanciato un'opa proprio sul Movimento 5 Stelle. Ma dico, ma un po' di dignità, un po' di volontà di difendere quello che è sempre stato. Allora come mai questo Conte non si può toccare? Come mai? Chi sarà mai questo Presidente del Consiglio così intoccabile che addirittura sembra si muovino pure tutti i poteri forti, monsignori, cardinali, non voglio dire altro, per cercare in qualche modo di farle ottenere la fiducia? Come mai? Come mai c'è un Presidente del Consiglio che riesce così a concentrare tutto il potere nelle mani di poche persone, azzerando le garanzie costituzionali e di fatto anche i diritti di libertà? Ma come sembra possibile tutto questo? Ma è possibile davvero? No! A nostro giudizio, si ricorda, vero Presidente, quando diceva che abbiamo bisogno, se lo ricorda questo intervento, no?
Lei disse: non abbiamo bisogno di uomini con i pieni poteri, ma con senso delle istituzioni. Proprio lei parla. Ma si dimetta solo per questo! Solo per questo si dimetta! È un po' come adesso che fa l'appello, dice che ha fiducia nei parlamentari, dopo che è un anno e mezzo che del Parlamento se ne strafrega! Ma è davvero clamoroso! Quanta ipocrisia, Presidente! Quanta ipocrisia! Siamo sicuri allora, e mi avvio davvero a chiudere, che il problema fosse prima Matteo Salvini e oggi Matteo Renzi? Non è che gli è venuto il dubbio, Presidente, che il problema sia proprio lei per l'Italia di questo Paese? Così, almeno il dubbio! E chiudo davvero, prendendo spunto proprio dalle sue parole, quando lei parla di spirito giusto della politica, la politica declinata nello spirito giusto. Ecco, Presidente, sinceramente, io quando penso alla politica declinata nello spirito giusto, penso agli ideali che l'hanno resa alta nel corso della storia, non a un Presidente del Consiglio che oggi dice di avere degli ideali e dei principi, ma all'occorrenza domani neanche altri. Io questo lo giudico sinceramente molto pericoloso per la democrazia e per tutto il nostro Paese. Lo dico senza nessun tipo di problema, così come mi auguro che il Parlamento non perda questa finestra importante di crisi politica e alla fine abbia davvero un po' la volontà di riscatto, perché usando uno slogan tanto caro alla sinistra, un altro governo è possibile, un altro Presidente del Consiglio è possibile. Grazie.